Seconda puntata della live per quanto riguarda la costruzione della mia targhetta d'allarme. Intanto perché voglio... No, un preavviso. Anzi, no, ve ne parlo subito dopo la sigla! Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Allora, no, semplicemente. È una live, quindi ci saranno dei tempi morti, sono io che ci... penso, rifletto, cerco di capire che cosa voglio, come voglio farlo. No, sarà una registrazione lunga. Voi avete potere nelle vostre mani, tu hai il potere nelle tue mani. Cioè, se ti annoi, basta che vai avanti, salti, vai alla fine così vedi il risultato finale. Puoi fare quello che vuoi, quindi sguaina, no? È una live, non è una puntata costruita e pensata per... mostrarti precisamente solo il nocciolo della questione, che poi tra l'altro ne farò una con il nocciolo di con il risultato finale. Quindi seconda puntata, dove sto creando questo cartello che secondo me è molto utile, il cartello quando termini un impianto d'allarme, il cartello esterno che indica che esiste un impianto d'allarme. A me piace, ho guardato degli esempi su internet, di cartelli, non so cosa ho digitato io, cartelli dissuasori antifurto, ce ne sono diverse tipologie, vediamo se è così, ok, tipo questo, ce ne sono un botto della Verisure che ha una potenza in marketing molto molto forte, però ad esempio una cosa che non mi piace della Verisure che... giustamente fa per se stessa, cioè non ti fa solo il cartello di allarme dove ti dice ci sono le immagini, registriamo le tue le immagini, le mandiamo alla forza di polizia, ma ci scrive ovviamente Verisure, no? Questo perché deve farsi, oltre a loro non interessa un cavolo, cioè te lo vendono come dire... il cartello da fuori è già il primo messaggio è già la prima parte di dissuasione al furto, quindi il cartello ti aiuterà a evitare che il ladruncolo entri da te rispetto che entrare da un'altra parte. Solo che cosa accade? Non sono molto d'accordo, perché in questo caso io so perfettamente che tipologia di allarme tu hai installato, che cosa c'è dentro e come, chiaramente se conosco gli allarmi, come evitare che questi suonino. Tant'è che uno che è diventato nostro cliente, era una farmacia, aveva l'impianto Verisure, hanno piazzato lì il classico disturbatore del segnale radio, hanno sfondato tutto, hanno rubato tutto, se ne sono andati e questo qui è... finché non è stato spento il disturbatore non è partito niente, non è partito un allarme, non è partita una registrazione, non è partito nulla di nulla e nulla si è accorto di questo accaduto. Quindi loro hanno mantenuto poi l'impianto Verisure perché avevano il contratto eccetera, ma gli hanno associato un allarme che invece intervenga quando c'è l'intrusione. Però il fatto di quindi quello che mi sono convinto io, di cui mi sono convinto io, è che se te metti fuori la marca dell'allarme o altre indicazioni troppo chiare, non è questo il caso, non è questo il caso, ma sicuramente è questo il caso. E allora stavo pensando a un cartello che ti desse tutte le informazioni, che fosse anche pubblicitario per me, perché sono d'altronde io campo di questo, e quindi ci fosse anche Electrobeat, la mia azienda, il mio numero di cellulare, eccetera, ma non avesse il nome dell'impianto, cioè quindi te non sai che è, perché tanto Verisure fa solo via radio e quindi chissà come lavorano quelli di Verisure, sa anche come poter bypassare alcuni sistemi, tanto fanno allarmi molto... normalmente la media degli allarmi che eseguono sono molto molto semplici, no? Come esecuzione, non è che stanno lì a farti lo studio, no? Lo studio dell'ambiente, capire cos'è meglio fare per proteggere al 100% la tua abitazione o il tuo negozio. In base ai quanto tu vuoi spendere, loro ti applicano i contatti e buona, fine dei giochi.
come tutti i venditori. Cioè, allora, non volevo essere critico, però alla fine sono stato, mi sembra di essere stato critico. Andiamo a vedere. Allora, la targhetta dov'è che la trovavo? Era target direct.it, lo già lo prende. Nuova scheda, adesso vedi che non va la connessione. Ok, arriviamo qua nella mia home, si è già agganciato a me perché avevo, mi ero registrato la scorsa volta, quindi gli avevo detto salva i dati. Andiamo su strumenti. Allora, nella realtà, anche questo, prima di iniziare sono andato a capire, sai che non capivo da dove andare per trovare il mio progetto, adesso l'ho trovato subito, l'infame, però nella realtà non capivo dove dovevo cliccare, ci ho smanettato un bei 15 minuti prima di capirlo, nonché poi si apriva un progetto nuovo, quindi con una targhetta nuova. Vabbè, ma qua poi c'è il pulsante apri progetto, c'era qua il mio, quello che avevo salvato l'altra volta, quindi cartello allarme, e cliccando pom, si è aperto questo. Adesso era già pronto perché ci ho smanettato prima, così vi ho fatto risparmiare 15 minuti di cristonate che io sono imbranato. Va bene, una cosa che mi piaceva inserire, io qua ho inserito la scritta, mi si è mosciato il microfono, ho inserito la scritta bastone di un microfono infame Lido, oh, comunque il porta microfono Proel fa cagare, io ve lo dico, il porta microfono che ho comprato io Proel, quindi magari solo questo componente sarà difettoso, ma fa veramente cagare. E adesso non c'ho il tempo di star lì a... Lo tengo su con la sabbia adesso. Vada viepe. Allora, non sono convinto, allarme collegato con le forze dell'ordine, perché vabbè, non tutti i clienti ce l'hanno, però mi piacerebbe scrivere ambiente pericoloso. Cioè, per dire, tu entri dentro e c'è un folle che ti prende a schiaffi fino a che svieni, sei stato avvisato, è un ambiente pericoloso. Oppure entri dentro e io ho svuotato la piscina perché dovevo pulirla e non ho messo il recinto di legno perché tanto conosco casa mia e so come andare, non, ho detto, magari ho pensato lo faccio domani, entra il ladro, cade dentro la piscina, muore, sai che la famiglia del ladro mi denuncia. Ok, allora preferirei avere almeno come avviso tipo ambiente pericoloso, dopodiché c'è scritto divieto accesso alle persone non autorizzate, ambiente pericoloso. Non dico che questo sia sufficiente a salvarti il sedere, però mi immagino che una mano voglia darmi, però diciamo che io, mi piace, il cartello è mio e scrivo così, quindi ambiente pericoloso, divieto di accesso alle persone non autorizzate, ambiente pericoloso. Poi non so se tu sei d'accordo con me, ma a me non me ne frega niente. Allora scriviamo qua, no, niente da fare. Scriviamo, sarebbe questo. E lo so, io scrivo tutto in caps. Ambiente. Sta scrivendo? No. Ha scritto qua. Egidio. Arial Ball. Ce la fai? Ok. Ambiente pericoloso. E lo facciamo anziché 5 8? Cosa diventa? 8. Ah. C'è il microfono che cerca sempre di abbassarsi. Mi sembra un po' enorme. O lo faccio in due pezzi, tipo ambiente pericoloso. O scrivo a tuo rischio e pericolo. Porca paletta, santo cielo, manderò una mail alla Proel. Dildo Baggins, cosa devo fare? Devo tenermi in mano il gelato? Bisogna di lavorare sul computer. Devi stare fermo. Ambiente. Potevo pensarci prima, ragazzi. Se fosse stata una live con voi dall'altra parte mi potevate dare una mano, ma non è così. Divieto d'accesso alle persone non autorizzate. Pericolo. Pericolo scritto in gigantesco.
Facciamo un 18, esagero. Sì, esagero. 16. Porca paletta, ma perché io non ho fatto una live con voi che potevate darmi dei suggerimenti? Magari su Telegram. Ma sì, dai. Dici? Divieto di accesso alle persone non autorizzate. Pericolo. Pericolo. Si usa pericolo? Andiamo al cartello. Pericolo. Vediamo se si usa qualcosa. Attenzione, lavoro in corso. Pericolo. Ma sì. Facciamo immagini. Attenzione, pericolo. Ma sì. Attenzione, pericolo, dai. Attenzione, pericolo. Quindi non solo pericolo. O pericolo. Vada via il culo, facciamo solo pericolo. Pericolo. Forze dell'ordine, niente, facciamo qua. Gli scriviamo. Elettrobit.it. Devo mettere anche il www come vecchi, come Matusa. E un numero di cellulare qua sotto. Lo faccio copia e incolla. C'è l'indirizzo che avevo copiato. Allora, ha fatto il disastro. Crivio, lavoriamo qua, dai. Il punto IT è mio. C'è anche una T elettrobit.it e questo ok. Come si aggiunge un'altra scritta? Clicco qua, via. Non lo ricordo, l'ho visto l'altra volta. Sala, elenco oggetti. Aggiungi. Cosa ho aggiunto? Sono solo passato da questa parte. Ho quasi paura a cliccare. Cosa aggiungo? No, aggiungi. Aggiunto delle placche. Cosa aggiunto? Progetti paralleli. Egidio. Vabbè, Ctrl Z. Neanche. Va bene, lavoriamo su uno. Non mi ricordo più come si aggiunge la scritta. Testo. Scusatemi. Perché io me lo immagino la Maria. Maria, Maria, dov'è che sei? E qua gli scriviamo il numero di telefono. Tel.338855906. Otto. Arial Bold è quello che mi piace. Però ci sono più grandi le mie informazioni che non il divieto. Non so se è una cosa che. Facciamo anche questo 8. Facciamo almeno in grigio. Preferirei fare divieto di accesso alle persone un po' più grosso. E queste qua, o se no queste qua in rosso così richiamo quello sopra. Il colore qua com'è che era? Colore della scritta. Scriviamo
Schiaccio qua, mi fa vedere solo il tipo di scritta, quale dimensioni, colore della scritta, qua. Sembro. Dai, vediamo qua. Beh, sì, dai, si vede meno, allora questo qua lo faccio gigante. Divieto l'accesso alle persone, allarme, pericolo. Questo lo centriamo. No, questo. Però questo, il colore del logo fa veramente cagare. Cioè. Perché non è quel. Non è un colore. Non è lo stesso rosso. Ma il colore lo posso anche prendere. Sì. Non c'è la peretta per prendere il mio colore lì. Se diminuisco un po' il rosso diventa più scuro. Se lo schiarisco. Perché quello lì è più chiaro. 255. Diventa più giallino. Vediamo se è il rosso vivo. Sembra di aver fatto. Devo salvarlo in qualche modo, scusami. Il rosso cos'è? Porca paletta, allora faccio così. Faccio enter. Poi clicco qui, faccio enter. 155. Enter. Boh. Clicco qua. E clicco qua. Allora, colori utilizzati. Cioè, che cosa? Dildo Baggins. Questo me lo mostri, ma non lo posso cambiare. Colore a scelta. Colore a scelta. Ah, devo cliccare su colore a scelta. E beh, è già più simile al mio. Al mio login. Quindi anche questo qua. Devo fare così. 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 Crivio, colori a scelta. Fai. Scrivimi. Boh, conferma. Dildo Baggins. Non sono convinto della posizione. Sono pippe. Però, devo fare un cartello. Così grosso, però sai che mi fa abbastanza cagare. Meno sarà la dimensione. Lo faccio più piccino. Tu dici, ma perché dovresti farlo piccino? Non lo so, non sono convinto. Questo di sicuro no. E quello neanche. Quindi 8 è già il più grande possibile. Va bene, dai. So. Ci sta? Mo'. Ok, diciamo che ce lo facciamo andare bene. Questo non scende più di così. Sì. Che dici? Spostare ancora un pochino. Così, pericolo in gigante, lo mettiamo, potremmo metterlo al centro, il divieto è già centrato,
dobbiamo ingrandire anche queste. No, ma non ci sta come... Sì, qua facciamo persone. Trasferiamo persone di qua. Persone non autorizzate. E così sono quasi uguali. E possiamo fargli un 6? 7. 6, 7 anche questo. Esagerato. E sei allora. Ok, divieto di accesso alle persone non autorizzate. Pericolo. Allora, divieto di accesso alle persone non autorizzate. Pericolo. Come ti sembra? Cagata? Facciamo anche questo rosso qua. Questo rosso qua lo facciamo uguale agli altri, se non altro. Colori a scelta. Boom. Questo qua secondo me non è identico, ma non saprei. Adesso non ho lo sbatti di farlo uguale uguale. Divieto di accesso alle persone non autorizzate. Pericolo. E qua c'è il sito e il numero di telefono. Allarme. Ah, secondo me ci può stare. Non so come verrà. La targhetta è larga 150-100, sarà 150-100 questa dimensione. Ne farei anche identiche ma più piccole. Chissà se si possono cambiare. Allora, facciamo aggiungi. Boom. Adesso ho capito che me ne fa una uguale. Però questa qua, la voglio eliminare senza fare troppi disastri. Si potrà fare. Rimuovi. Boom. Rimuovo anche questa che non c'è. Boom. Questa qua che è gemella. Si potranno cambiare la lunghezza e l'altezza di tutto il progetto? Se lo faccio, però le scritte saranno grandi uguali. Che ne so, un cartellino più piccolino, più discreto. Tipo 10. 10 non è discreto. 8. 8-3, 8-4. Questo è un terzo, cioè due terzi e quindi 2 e no, 4 e 6, 4-6 oppure 5-15. Cazzo, 15. 4 5, no, 5 e oh, la matematica per me non ha segreti, eh. Anche la matematica per me non ha segreti. Proviamo a vedere. 100, quindi facciamo larghezza, abbiamo detto 80. Vediamo cosa accade. Bang, giustamente devo rimpicciolire tutto. E l'altro di qua 60. Eccoci qua con le nostre scrittine. Cacchio, non riesco più ad andarle a prendere, però non è che slitta questo. Ah ah ah, come faccio ad andarle a prendere? Allora, io devo portare tutto dove c'è il cartello. Partiamo da queste. Vediamo cosa ne esce, ci sto a provare, ragazzi. Allora, porto questo qui. Questo 4 e lo piazzo più o meno qui. Il mio logo se n'è andato. Non c'è più. Questa qua, pericolo. Era più o meno qui. Questa era più o meno qui. Questa che riesco ancora a prendere. Esagerato.
Va bene questo. Così. Le altre andiamo a beccarle dettagli articolo. 150. Vieni qua. Dopo ti sistemo. 100. Allora, devo prendere il colorone ed era qua. C'è anche la scritta, era qua. Da 21 diventi un po' piccina. E ti sposto qua. Divieto di accesso. Qua. E adesso ti rimpicciolisco a 3 anche a te. E adesso posso sistemare. Posso rimettere dettagli articolo. Oh, sto diventando bravo! 80-50. Tac! Quasi azzeccato, eh. Allarme più. Più. Ok. Dai. Vedi, dopo... Dopo un pochino ci si inizia a capire come funziona il gioco qua. E questo può stare anche un po' più in fuori. Divieto d'accesso alle persone non autorizzate. Pericolo. Ma sì, dai, carino. Allarme. Questo qua un po' più basso. Ma coi fori così piccino. Fori? Fori nessuno, dai. Fori nessuno, così sguainano le balle. Posso mettere questo più in qua. Vediamo se questo riesco a farlo più grosso. Dai, va bene. E anche questo qua, faccio un 4, un 4. Forse non ci sto. A occhio e croce. Facciamo 3-3, va. Divieto accesso alle persone non autorizzate. Raga, è una prova, eh. C'è una prova, io li faccio davvero, li faccio spedire. Allarme, divieto d'accesso alle persone non autorizzate, pericolo. Ok, va bene. Alluminio stampato, quindi immagino che questo qua sia nero e questo sia color alluminio. Ma si vedrà il nero sull'alluminio? Cacchio. Oh, cartello alluminio. Cartello alluminio. Alluminio. Non vorrei fare una cagata, sai. Alluminio. Alluminio. No, voglio capire se mi conviene fare la scritta... cartello color alluminio. Una foto, cribio. Colore alluminio. Questo colore alluminio, la scritta bianca ci sta. Cioè la scritta nera, scusami. Privato, sempre scritta nera, adesiva vinile, privato, informazione. Sì, tipo quelle là, la scritta nera ci può stare. Volevo vedere qualche... tipo questo. Sì, questo colore alluminio, nero ci sta. Va bene, quindi il nero va bene. Dai. Supponiamo che il nero vada bene, il rosso pure, si vedrà meno. Allarme, lo centriamo. Ok, andiamo a mettere un po' questo rosso. E dai. Boh. Divieto accesso alle persone non autorizzate, pericolo. Questo qua possiamo anche abbassarlo un pochino. Per me nessuno se lo fa mettere sulla porta. Adesso vediamo.
Ma si può fare adesivo riflettente, va bene, dai, che carino, secondo me è carino. 8 centimetri, beh, una bella spadacchia così, cioè si vede. Devo farne uno più discreto. Cazzo, devi leggerlo però. Facciamo uno ancora più discreto. Però si può fare materiale alluminio stampato, va bene. Acciaio inciso. Adesivo però sarà. Adesivo poi mi farà. Sfondo? Ah, ok, alluminio satinato, trasparente e riflettente. Lo sfondo riflettente scurisce leggermente i colori, i dettagli bianchi nelle immagini prendono il colore dello sfondo. Riflettente. Fotoluminescente. Lo sfondo modifica leggermente i colori, i dettagli bianchi nell'immagine prende il colore dello sfondo. Fotoluminescente non credo, riflettente non lo so, trasparente no, alluminio satinato è quello che pensavo. Facciamo alluminio satinato, dai. È diventato anche grigino? Sì, è diventato grigino. E questo qua lo facciamo adesivo anche questo? Ma c'era anche il prezzo forse da qualche parte. Questo articolo 3,29 euro il piccino. Questo 17. Alluminio stampato, vediamo se l'adesivo costa meno. Sempre alluminio satinato, 5. Ha vinto l'adesivo, ragazzi! No, non per fare il braccino, però. Ok, adesivo alluminio satinato gigante. No, così. Però se lo metti fuori, cazzo fai, metti fuori. Cacchio. No, quello grosso lo voglio di alluminio. Senza fori però. Dai, alluminio più figo. Alluminio anodizzato. Alluminio stampato. Che differenza c'è? Alluminio anodizzato. Alluminio anodizzato. Alluminio stampato. 17,10 alluminio stampato, alluminio anodizzato 16,74. Non so qual è sia la differenza. Colore alluminio. Non tocchiamo. Però di metallo. Questo è di metallo vero. Perché dai, mi sembra un po' più figo di metallo. Acciaio inciso? No, dai, acciaio inciso 1 milione di euro. Vediamo com'è. 40 euro. Ah, però scrive solo nero. Finito il discorso. Segnacavi punzionati. Sì, perché non sarà questo il suo mestiere, eh. Allora, questo qua è in alluminio. Secondo me può andare bene. Oh, provo a farne un tot. Quanti pezzi? Qua c'è scritto copie 1. Ah. Ne ordino prima uno? Dai, ordiniamone almeno. Progettazione avanzata. Allora, quanti ne ordino? Facciamo due pezzi, almeno due balconi. Lato due balconi di un appartamento tipo per fare una prova, poi tanto se mi resta in memoria il modello, io posso farne degli altri. Due pezzi del piccolino per adesso. E del piccino 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 adesivo ne facciamo. Facciamo 10-10, dai. Così. Ok, quattro pezzetti, così li faccio vedere ai colleghi, li piazzo, eccetera. E questi qua. Che cacchio. Sì, un po' più. Dai, va bene. Che dite voi? Grandino questo?
Non ho fatto i forellini di fissaggio, ho tolto i forellini di fissaggio anche su questo qua di metallo, perché anche a metterlo sul balcone magari gli metto un paio di biadesivi o un due puntine di silicone, cioè fargli il buco. Poi se voglio mettergli due vitine, in realtà io posso fare dei forellini qua sull'alluminio, uno e uno due, e gli metto delle vitine senza problemi. Ma almeno non sono, non ce l'ho, non ho l'obbligo, diciamo, non lascio i forlini a vista. Dai, secondo me posso fare così. Posso salvare il modello, boom. Salvo modello, salvo progetto con template, nome template. Questo era il primo. Ma che nomi strani che c'ho qua dentro. Template, scrivo allarme metallo alluminio tags, non lo so, allarme alluminio salva i miei modelli. Clicca sul template per caricarlo nel progetto. Non lo so, non si vede più niente. Cosa devo fare? Vado qua. Forse non devo fare salva modello, devo fare semplicemente salva progetto e vado a VP. Sì. Ok, salva progetto ce l'ho. Questo qua sarà salvato uguale, però riclicco per sicurezza. Ok, così io ho tutto salvato, non mi perdo niente, che l'ultima volta avevo paura di aver perso quello che avevo fatto. Però come faccio adesso? Voglio far procedere all'ordine. Ordine effettuati, niente. Scegli accessori, invia ordine. Scegli accessori, invia ordine. Cos'è sta roba? Viti, non me ne frega niente. Invia ordine. Allora, indirizzo di fatturazione, corretto. Indirizzo email dove si desidera ricevere la fattura. Info elettrobit va bene. Riferimenti fatturazione non mi interessa. Alluminio anodizzato di 1 mm, 4 pezzi ne ho presi. Adesivo alluminio satinato 10. Conteggio singolo tipologie 2. Numero totale articoli 14. Importo progetto 100 euro. Costo totale 100 euro. Modalità di consegna. Costo spedizione 7,90. Non c'è un modo di... Cioè, non c'è sopra una cifra, non spendo niente. Allora, facciamo una prova. No, prima di confermare l'ordine torniamo. Torno accessori progettazione. Torno qua. Torno qua e gli dico, solo per fare la prova, esagera. C'è un limite per cui sopra una certa cifra non mi fai pagare il... Andiamo... Ah, non posso adesso andare qua. Scegli. Perché non sono uscito prima. Salva progetto. Ah, ok. Scegli. Accessori. Ah, c'è sempre il costo di spedizione, anche se spendo di più. Vabbè, e allora spendo di meno. Costo per costo. Metti la 338 8559066. Ok. Modalità di consegna, va bene, conferma ordine, conferma ordine. Ti preghiamo di valutare la nostra procedura di ordinazione e se lo desideri lascia un tuo commento, ci aiuterà a migliorare i nostri servizi. Fai sapere a tutti cosa pensa di noi. Tutti cosa pensa di noi, clicca qui, grazie per la tua valutazione. Grazie, a presto. Sì, dai, sono contento. Cosa gli scriviamo? Che intanto sono una pippa a fare le cose. Poi vediamo adesso quanto tempo ci mette a inviarmele, però l'ordine scrivo per la conferma del colore quello personalizzato, ma tanto l'ho trovato subito anch'io dopo 2 minuti, però scriviamoglielo lo stesso per la conferma del colore personalizzato. Aggiungerei sul pulsante che mi pare si chiamasse colore
personalizzato, colore scelto, scelto. Aggiungerei sul pulsante colore scelto la scritta conferma, cribio, conferma. Faccio tipo il colore scelto. Così non dobbiamo tirare a indovinare. Dai, verde. Va bene. E farò una nuova puntatina. Quando mi arrivano a questo materiale, ma giusto per capire intanto i tempi di consegna. Adesso l'ordine l'ho fatto di sabato, è un sabato mattina e sono le ore 12 e 21. Vediamo i tempi di consegna facendo un ordine di sabato alle 12:21 e vi farò vedere i cartelli. Sarà una puntata costruita, quindi non una live. Vi farò vedere anche l'applicazione del cartello da un cliente. E vi dirò che cosa penso dei cartelli che ho ordinato e gli errori che ho fatto, perché poi fisicamente non so com'è venuto. Ne ordinerò degli altri, dai, e poi vediamo. Questa è. Per adesso vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Maria. Maria, devo averla qua ancora, sì, il foglio è qua. Maria Rosaria Battista, grazie per avermi mandato i campioni. E ti avviso quando dopo che ho fatto la puntata con il risultato ti chiamo personalmente e ti dico: sai che i tuoi prodotti fanno cagare, oppure sai che i tuoi prodotti sono una figata pazzesca. No, mi piace fare questa puntata perché nella realtà le targhette sono molto molto utili. Anzi, butterò fuori una puntatina. Sì, dai, butterò fuori una puntatina che voglio fare completamente con l'intelligenza artificiale. Sullo stesso tema, sulle targhette, quindi sarà una roba senza la mia presenza, cioè voglio provare a mettere questa roba e che l'intelligenza artificiale mi trovi le immagini, mi trovi il testo da dire su questo argomento e voglio fare anche una lettura totalmente artificiale, voglio vedere cosa esce. Un bacio, un abbraccio e teniamoci in contatto! Elettricista felice. Vai sul sito elettricistafelice.it. Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti, che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Sai che targhette voglio fare anche, sempre personalizzate? Queste qua ci sono un po' ovunque, perché, vabbè, ricordiamoci che la targhetta personalizzata vuol dire che chi guarda, che ne so, un tuo quadro elettrico, che tu hai l'obbligo di andare a trascrivere nel quadro fuori dal quadro elettrico tutta una serie di dati, hai l'obbligo, ma lo fanno in pochi elettrici, e quindi io lo faccio con l'adesivo, quello originale del quadro, quello che ti danno, però sarebbe opportuno avere un adesivo personalizzato, perché chi guarda il quadro elettrico, tac, va a riconoscere, e trova il tuo numero di cellulare, quindi se ha un dubbio, non tanto sull'esecuzione, ma se deve fare un lavoro simile, che ne so, se già tu fai i quadretti sotto il contatore, viene visto da tutti quelli del condominio, quindi se gli attacchi la tua targhetta personalizzata, anziché una targhetta anonima con i dati di targa del quadro, chi deve fare lo stesso mestiere, magari vede un lavoro fatto bene, ha già il tuo numero di telefono, il numero di telefono della tua azienda oppure il tuo indirizzo del sito. Insomma, mi sembra un'ottima idea. Mi sa che ci faccio qualcosina.